Una Vastese dal grandissimo cuore batte 1-0 il Trastevere, seconda forza del girone, ed allontana sempre di più la zona calda della classifica. Agli aragonesi basta un gol del solito Alonzi al quinto centro in campionato. Squadre con il 4-3-3 a specchio ad inizio gara. Da Dario si affida ad Agnello come play, mentre in avanti a Darmanforte e ad Alonzi ci sono Alessandro e a sinistra e Panaioli a destra. Mister Mazza dà le chiavi del gioco a Proia, mentre in avanti le sortite offensive sono affidate a Monni, Squerzanti e Corsetti. Fischia Giorgio Bozzetto di Bergamo. Sin dai primi istanti è il Trastevere a fare la partita con giocate di prima e molto veloci. Da una di queste parte l'avanzata solitaria di Crescenzo, che approfitta anche di una lettura difensiva maldestra di Diallo, ma il numero 8 dal limite non trova lo specchio della porta. La Vastese prova a sorprendere la formazione capitolina con lanci lunghi a scavalcare la difesa, sfruttando i tagli in profondità di Alonzi, ma l'attaccante è spesso lasciato solo dai suoi compagni in fase di rifinitura. I padroni di casa però prendono le misure al Trastevere, che inizia ad arretrare il proprio baricentro, e da 5 dal 45esimo trovano la rete del vantaggio. Alessandro recupera il pallone e impegna a terra sul primo palo il portiere Semprini, con la difesa che poi si rifugia in corner dagli sviluppi del calcio d'angolo. Dopo un batti e ribatti, Alonzi sotto misura a trovare la deviazione vincente nell'angolo basso alla destra del portiere. Gioia per lui, che festeggia così il terzo gol consecutivo. Ad inizio ripresa, Mister Mazza manda subito in campo Macri, arrivato di recente dal Ravenna, per Squerzanti. Come ad inizio gara, il Trastevere chiude la formazione di casa nella propria metà campo ed è ancora Crescenzo a provarci dal limite, con una conclusione al volo che però risulta piuttosto sbilenca. Il tecnico ospite non è soddisfatto dei suoi, così toglie dal campo anche Monni per inserire Fioretti, ma è la Vastese a sfiorare il gol del raddoppio. Bene Alonzi a liberarsi in profondità, una volta girato il diretto avversario calcia a giro ma lontano dalla porta. Ancora i padroni di casa pericolosi, che sfondano sulla fascia di sinistra con l'1-2 volante tra Alessandro e Diallo, con l'attaccante che al momento del tiro viene contratto in corner. Mister D'Addario nel finale di gara non vuole correre rischi ed inserisce Allegra per irrobustire la difesa. Il Trastevere però non ne ha più, e così la Vastese, dopo 4 minuti di recupero, può festeggiare il terzo successo consecutivo in campionato. Ora, per festeggiare un buon Natale, bisognerà battere anche il Porto d'Ascoli.